In questa seconda parte voglio solo proporti degli spunti, degli esercizi che puoi tranquillamente provare sulle diteggiature che abbiamo visto delle scale modali su due ottave. Sono esercizi che abbiamo già fatto, proviamo a vedere come funzionano sulle scale su due ottave. Attenzione, questi sono tutti assolutamente esclusivamente esercizi di tecnica. Allora, per esempio, possiamo cominciare con i sedicesimi fatti su una scala su due ottave, quindi l'esercizio alla fine diventerà così.